In occasione del messaggio di fine anno dei sindaci dell'Alto Ionio e della Sibaritide, incontriamo l'avvocato Leonardo Valente, sindaco di Francavilla Marittima. Quali sono stati, sindaco, i progetti attuati in questo ultimo anno? Allora, abbiamo avuto un importante progetto ormai cantierizzato sul parco archeologico che dovrà rappresentare volano di sviluppo sul nostro territorio. Si sono completati i lavori di rifacimento del centro storico, è stato completato il museo di arte contadina e in più sulle zone rurali sono stati fatti interventi anche sia sulla rete stradale, sull'illuminazione pubblica per dare anche a quelle comunità, a quella comunità così laboriosa anche un'urbanizzazione e quindi poter vivere anche in modo decente. Il 2015 ormai è alle porte, quali saranno le prossime iniziative? Lei sa che in questo momento si sta dibattendo nel nostro paese su queste tasse, insomma sulla Tari in modo particolare, allora ritengo che come stanno facendo anche gli altri sindaci, perché è necessario creare in questo momento sinergia, bisogna lavorare in questa direzione facendo capire alla gente che i tempi sono cambiati, che lo Stato ormai ha tagliato tutto ciò che c'era da tagliare per i comuni e che forse insieme ai cittadini bisogna iniziare un percorso virtuoso che possa portare a una riduzione dei costi che in questo momento sta gravando veramente in maniera eccessiva sulle famiglie, ma che in questo momento non ci sono altre strade da poter percorrere. Diffondiamo un augurio speciale sia ai suoi coamministratori che ai suoi concittadini? Allora, ai miei amministratori, quindi ai miei collaboratori, dico che bisogna dare di più, perché nell'amministrazione bisogna sempre dare di più, bisogna continuare a portare avanti un'amministrazione trasparente della cosa pubblica, ma bisogna anche mettere in campo anche adesso delle progettualità, che sono le progettualità di fine mandato, per dare sollievo ai cittadini, ma soprattutto per ridurre quei costi in servizi che adesso obbligatoriamente vanno ridotti e bisogna inventarsi qualcosa in questa direzione. Quindi questo è il mio amministratore. Ai miei concittadini dico, pur nella difficoltà del momento, sentiamoci parte, tutti parte della nostra comunità, perché soltanto lavorare assieme, lavorando assieme al di là del colore politico, lavorando assieme si può dare forse una soluzione alle problematiche per creare, per realizzare in questo paese un percorso virtuoso che vada a vantaggio di tutta la comunità, ma soprattutto delle generazioni future. Ritengo che questo sia un senso di responsabilità che in questo momento, al di là delle simpatie e antipatie, ognuno di noi si deve assumere. La parte pubblica per la parte pubblica, ma anche i cittadini devono capire che forse è il momento di cambiare anche stile di vita, anche atteggiamento nei confronti della cosa pubblica, sentendosi parte integrante di una comunità e quindi amando questo paese. Ritengo che questa è la grande sfida che noi lanciamo a noi stessi, ma che lanciamo anche ai cittadini. Ci stiamo lavorando anche con gli altri sindaci su progettualità importanti che possono cambiare la vita del nostro paese, ma la vita del nostro territorio. Noi stiamo facendo il nostro, mi auguro che poi i cittadini facciano anche la loro parte.